momento che il prete dice quella frase anteriore, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In quel momento lì proprio si dice che il sacerdote, che dopo che le persone fanno la risposta, ho spiegato di, il sacerdote dice, dice saluto il popolo, ho spiegato che le mani, quel gesto è soltanto un saluto, quel gesto è soltanto un saluto, non è finora, quella preghiera che si vedrà dopo, è un saluto, fa, le persone pensano tante volte che quando il prete fa così, no? Sta facendo un saluto con la testa, no? È per Gesù, non è per te. Perché dice, la grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E alcuni rispondono con la testa, no? Ma questo sapere che questo movimento è per Gesù, perché ho detto il nome di Gesù. E viene proprio nell'ordinamento dicendo così, salutato il popolo, il sacerdote o il diacono o il ministro laico può fare una brevissima introduzione alla messa del giorno. Guarda che quel momento lì la Chiesa stabilisce, non ogni momento che il prete può fermarsi e dire qualcosa. Sono momenti precisi, giusti, che può fare, e quel momento di fare un'introduzione, dire che questa messa, l'intenzione di questa Santa Messa è celebrata, si può utilizzare questo momento qui, dopo il saluto, perché dopo questo saluto entra un altro momento così importante che è questo momento che finiremo oggi, abbiamo avanzato, entreremo nella pagina 2 del libro, che è questo qui, che dice che è proprio l'atto penitenziale. Il testo che si trova lì per spiegando, questo dice, quindi il sacerdote invita all'atto penitenziale, che dopo una breve pausa di silenzio, guarda che deve avere, questa è l'indicazione, tutti i preti devono sapere questo, dice, viene compiuto da tutta la comunità mediante una formula di confessione generale. Guarda che quello che viene, è una formula di confessione generale e si conclude con la soluzione del sacerdote. Ah, adesso che ho partecipato della messa, non bisogna più confessare, no? Perché lì ha dato una formula di assoluzione, no? Dice, che tuttavia, guarda la frase seguente, che tuttavia non ha lo stesso valore del sacramento della penitenza. Perché questa assoluzione che il prete dà vale, diciamo, come una assoluzione dei peccati veniali, come diciamo quando tu entri nella chiesa e fai il segno della croce nell'acqua benedetta, questo è il potere del sacramentale di perdonare quei peccati veniali. Ma i peccati mortali o soltanto quel sacramento con la confessione, soltanto con la confessione, non so se dice così, auricolare, ossia quella che tu parli nell'audito del prete, per telefono non vale, non bisogna nessuno chiamare, non bisogna fare nessuna confessione perché sono un po', non vale, dice, posso dire, almeno tu sei pentita, però non vale, deve essere tra, diciamo, l'auricolare così. La distanza che il prete riesce a sentire, come è successo tante volte, no? In periodo anche di pandemia, del passato, anche c'era qualche angolo in chiesa che il prete era un po' lontano, ma il suono della persona si sentiva da lontano, si potrebbe celebrare, ma è tra bocca e orecchi, che questo deve essere la trasmissione. E dice, la domenica, specialmente nel tempo pasquale, in circostanze particolari, si può sostituire il consueto atto penitenziale con la benedizione o l'aspersione dell'acqua in memoria del battesimo. Questo che adesso vediamo può essere sostituito, per esempio, nel giorno del matrimonio. Non si ricorda, è davvero, non si ricorda che cosa? L'atto penitenziale del matrimonio. Si sostituisce con la benedizione delle persone con l'acqua, l'aspersione d'acqua. Perché giusto, diciamo, è un momento festivo, che è un momento che non si ricorda tanto questo. E altri momenti, nel giorno della domenica,
Tante volte si può fare questo, cantare asperge me, quel canto bellissimo, gregoriano, e fare il percorso nella chiesa, perché proprio quello è un atto penitenziale, un modo diverso. E dice, il formulario 1, perché sono diverse formule che il prete può utilizzare per introdurre l'atto penitenziale. E il primo è così, che è quello più comune, fratelli e sorelle. È entrato questa qui, non entrerò in questo dibattito qui perché adesso non ho messo, ma in latino finora frates, no? Frates, dice, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. È questa frase che tutti conoscono, ma dobbiamo capire la profondità di questa frase. Nella settimana scorsa abbiamo visto come San Giustino, che proprio diciamo, lui è nato nell'anno 100, raccontava che sempre prima della messa il prete si faceva che una richiesta di perdono a Dio, si trova lì. E dice, e è una cosa molto bella, perché uno di quelli che spiega questo diceva così, in tutti i tribunali del mondo, che succede? Sono tutti, tu entra dentro del tribunale in silenzio, un altro che parla davanti al giudice tutti i tuoi difetti. E tu devi che cosa? Rimanere sempre in silenzio. Tu hai che cosa? Un avvocato che fosse ti difende nel tribunale, no? E un altro che fa l'accusazione contro di te. Ma adesso, quando tu sei qui nella chiesa, tu stai davanti a un tribunale, il tribunale di Dio, ma nessuno ti accusa. Soltanto tu accusa se stesso. E diciamo, il criterio del perdono del giudice non è quelli che hanno parlato di te per Dio. Guarda come lei è cattiva. Guarda come lei, diciamo, questa vicina, che ognuno ha una vicina, no? Se la guarda, no, tu che vada a dire davanti a Dio, che cosa tu dici? Io, nascosto, ma confesso a Dio, no? È tu che dirige la tua preghiera a Dio, il prete prepara questo. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. E ha un'altra formula, che è questa che vediamo adesso, che in giorno di domenica può cambiare, che è proprio così, domenica nel tempo pasquale. Dice, oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamo bisognosi della misericordia del Padre. E viene, se riescono a leggere sotto, segue una breve pausa di silenzio. Perché? Perché adesso tu devi, diciamo, fare che cosa? Un esame di coscienza veloce, perché quando tu vieni qui c'è qualcosa che non va bene. L'ultima cosa fosse, come dicevo, padre era così bene, nel percorso veniva qui, ho litigato con tre persone nelle macchine, ho detto tante altre cose, io ero così in pace, ma è il momento di tu chiedere quella cosa più vicina, o diciamo qualcosa che è commesso fino all'ultima confessione e chiedere perdono in questo momento. Perché se tu sei pentito di quel peccato veniale o di quell'imperfezione, tu sei, come si dice, perdonato qui, in questo momento, ma i peccati mortali? No, è questo che dovevo, perché deve essere fatto nella confessione. Aí segue una breve pausa di silenzio e dopo viene quello che giusto dice così, poi tutti insieme, alcuni parlano veloce, altri parlano molto lento, e non si riesce a capire, tutto insieme pronunciano la formula della confessione generale. Questa formula che dice, come ho rispiegato, non è nessuno che ti vada ad accusare, sei tu che hai fatto, dice, confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, perché è una specie che nell'inizio della Chiesa c'era, come parlavamo, di una confessione generale, che uno raccontava all'altro le sue difficoltà e chiedevano perdono. Ma la persona non ha l'obbligo di raccontare un peccato mortale all'altro. Questo no, perché diciamo è qualcosa di tu con Dio.
E per questo che dicono, só Dio perdona i peccati, ho detto, sì, soltanto Dio perdona il peccato. Per questo il prete, nel momento della soluzione, lui diciamo, consegna, lascia in prestito, possiamo dire così, la sua lingua a Dio, e è Dio che perdona. Per questo che lui dice, che io ti assolvo, io, ma questo io non è il prete, perché il prete non ha questo potere, questo io è Dio. Io ti assolvo dei tuoi peccati in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. È sempre in prima persona, perché quella persona lì è Dio che ti ha perdonato. E qui è prima persona perché sei tu che hai peccato. Non il tuo marito, non la tua moglie, non la tua vicina, sei tu. Che è quello che basta, dice, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato. Ma dite, ma sarà che ho peccato molto? Dico, sì, perché la cosa più triste per un prete, posso dire, perché questo non è, diciamo, distruggere il sigillo di confessione, è una persona arrivare, 10 anni che non si confessa, e dice, non ho fatto niente, non mi... Dice, bah, sei buono. Io dico, ma che cosa tu fai in questa terra? E lei ha detto, no, ma che sì, perché tu sei un angelo. Un angelo salvo, perché non è qualsiasi angelo. Perché 10 anni senza fare niente, no, ma forse un'altra volta, non ricordo. E succede quando il prete, la persona, qualche volta ho paura di raccontare un peccato, posso dire, perché non mi ha raccontato prima di essere prete. Uno diceva così, sai, che pensiamo, sarà che va a spaventare quello che lui va a raccontare? Lui ha detto così, no, quando una persona si avvicina a te, apri la sua anima, ma con davvero pentimento, crea nel prete un'unione con quella persona che dice, diciamo, e adesso sarò insieme con te in questa lotta. Io dico, è così. E la cosa più dura, tante volte che tu fai un viaggio, trovi una persona che sa che mai vado a vedere, ma diciamo, continua a pregare per quella persona, non è perché, diciamo, era buona, ma perché si è pentita. E la cosa più bella che possa avere non soltanto, logico, è la virtù davvero, ma è un cuore pentito e che è una persona che riconosce la sua mancanza e dice, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in che cose? Pensieri, parole, opere, omissioni, 4 gradi di cose. Mio Dio, questo è difficile, in pensieri tutti noi, parole, mio Dio. Opere sappiamo, ma dimentichiamo che pecchiamo per omissione. E questo, diciamo, fosse il peccato più comune, che è tu non fare il bene quando tu puoi fare. Perché tu dici, fare le cose cattive, sì, non so che non devo fare, ma tante volte faccio. Ti viene nella mente, come diciamo, un pentimento. Ma quel bene che tu potrebbe avere fatto, non ha fatto. E questo deve entrare qui in questa richiesta. E viene adesso, che dopo vediamo, scritto lì, in rosso, e battendosi il petto. Dico, ma non è così. Perché la parola non è carezza, non so se dice così, nel petto. Alcuni fanno, c'era un prete che faceva così forte che si sentiva il rumore. E dice... Per mia, facciamo la prova, per mia grandissima colpa. Approfittare la parola colpa, che è giusto perché sono 3 frasi di misure diverse. Per mia colpa, mia grandissima colpa. No? Per sentire meglio il rumore così nella chiesa, esagerare un po', no? Ma dice, per mia colpa, mia grandissima colpa. Guarda che ho detto che ogni volta che appare, il tempo è finito, ma ogni volta che appare il nome di Gesù si deve inchinarsi, il nome di Maria anche, ma qui perché non è un obbligo? Perché si presuppone che tu stai adesso un po' inchinato, perché tu stai facendo, che girare così, confessa a Dio Onnipotente a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, rimane, no? In pensieri, parola, opere e omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa.
e supplico la beata sempre Vergine Maria. Se sono inchinato, non posso inchinare un'altra volta perché ho detto il nome della Madonna. Dice, e supplico la beata Vergine Maria. Primo, ho riconosciuto che ho peccato. E mia colpa non è dell'altro. Confessione è per raccontare la tua colpa. Perché come non sono stato io, ma si racconta questa storia che una persona è andata in una chiesa, dice, oh, io ho detto qualche parola contro mio marito, però ma lui ha fatto questo, lui è cattivo. Racconta 30 cose, va bene, per te darò una benedizione, per tuo marito la soluzione. Perché se tu devi dire se la colpa è di lui, ma anche le donne, devo posto, no? L'uomo della donna, diciamo perché sempre è più divertente, no? Ma dice, è tu che ha, diciamo, ti dice la mia colpa, non dici la colpa di lui, la colpa di lui, la grandissima colpa di lui o di lei. Non vale, dice. Adesso che tu hai riconosciuto che sei tu, dice, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. È una richiesta che dice, oh, guarda per tutti. Sono io qui, anche prete, prega per me e tutti voi, perché la situazione non è così facile, no? E viene, adesso che è scritto lì, segue la soluzione del sacerdote, che non è la soluzione del sacramento, della confessione, dice, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perché il prete ha pregato per te, per se stesso, e chiede perdono in quel momento, dice, non dice, ha pietà di voi, è di noi, perché io faccio parte di questo, dice, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, è plurale, perché non è singolare, e ci conduca alla vita eterna. Amen. E viene, mio Dio, viene adesso e finisco, è davvero, il che adesso in questa nuova edizione del Messale, ha un'altra volta ricordato di più l'importanza di questa parola greca, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Perché che cos'è? Il Kyrie eleison può significare, che vuol dire Signore pietà. Ma questa parola Signore pietà è, in greco è qualcosa di più. Perché c'era una tradizione in quell'epoca, anche che è utilizzata qui in Roma, nel tempo del paganesimo, che quando passava imperatore davanti alle altre persone, loro dicevano Signore pietà, che questo pietà ha due significati, dice tu sei grande, e pur essendo grande, ha pietà di me che sono piccolo. È un atto di lode, ma allo stesso tempo una richiesta di pietà, che sono degno di pietà. Dice, e la Chiesa, la prima lingua della Chiesa ufficiale, non è il latino, la prima è il greco, perché la Chiesa, tutti i Vangeli, i testi biblici erano scritti in greco. E che succede? La prima lingua parlata tra i cattolici era il greco. Così dopo è diventato il latino, ma la Chiesa in fedeltà a quella sua prima lingua, che cosa c'è? Ha mantenuto il Kyrie eleison, che è proprio del greco, dicendo un poco si rimane nella messa questo ricordo. E adesso è ritornato il Kyrie eleison, che diciamo anche si presenta come prima e scelta, e la seconda in italiano, in questa adesso, che dice Kyrie eleison, Kyrie eleison, è facile perché soltanto ripetere, Christe eleison, Kyrie eleison. E viene quello che dice Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, questa triste, e dopo viene che è il gloria, ma dopo sarà nella prossima settimana, e adesso possiamo dare gloria a Dio perché il corso è finito.